Siamo con Mister Malvasi. Allora, tre partite, si continua a muovere la classifica, due vittorie e un pareggio a San Giovanni in Fiore, due vittorie qui al Marca, quella di oggi secondo me in stile Bruzium, sotto la pioggia, sofferta, sudata, combattuta. Ah sì, una partita combattuta. Devo fare i complimenti al San Fili perché io me l'aspettavo così sinceramente. Proprio così la partita non me l'aspettavo, noi la dovevamo chiudere al primo tempo e poi indubbiamente sarebbe stata un'altra partita. Una volta che non siamo riusciti a chiuderla è normale che loro si sono buttati avanti, hanno fatto la loro partita. Noi purtroppo, lo ripeto, si deve lavorare perché... In pratica non mi piace, dopo che siamo in vantaggio, non mi piace l'approccio poi della partita, invece dobbiamo essere più continui e soprattutto più convinti che possiamo imporre il nostro gioco, invece diamo il pallino sempre alla squadra avversaria e non so, oggi è andata bene, però non so in futuro se potrà andare bene sempre così. Siamo con Mister Barbieri, allora sicuramente un po' di amarezza per il suo San Fili che ha combattuto per 96 minuti se non erro ed esce sconfitto per 2-0 dal Marca. Eravate arrivati al pari con il rigore di Aceto, l'arbitro l'ha fatto ripetere per il signor Perri se non erro, c'era qualcuno in aria, poi Gardi sulla seconda esecuzione ha fatto una bella parata. Comunque avete sempre giocato a viso aperto, avete dimostrato di essere una squadra molto organizzata. Guardi, è da tempo che effettivamente alla fine delle partite, cioè mi fanno i complimenti per la squadra, però non è che si vanno a prendere poi i punti. Io ringrazio dei complimenti che mi fate, è una squadra abbastanza giovane che poi risponde in alcune volte bene, in altre volte poco bene, però alla fine riesce sempre a fare la partita. Peccato perché poi io credo che in una situazione del genere, un calcio di rigore dove c'è qualcuno che entra per mezzo metro in aria dalla Champions League fino alla terza categoria, annullare un gol del genere se ne vedono pochi. Poi se l'arbitro è stato così bravo, pazienza assolutamente, però giusto viene il rammarico perché di aver poi pareggiato in maniera diciamo plateale una partita che il secondo tempo si era messa benissimo per il San Fili, vedersi poi addirittura perdere 2-0 è una sconfitta che si digerisce diciamo non bene. Arbitro a parte, comunque la sua squadra non si è mai chiusa perché ha giocato secondo me un buon match. Allora, il primo tempo è stato un po' dettato dalla loro diciamo, situazione tattica, noi non riusciamo a fare un lavoro in fase difensiva e quindi poi in secondo tempo ho cambiato qualcosina, giusto un pochettino a livello tattico e credo che ci siamo messi benissimo, abbiamo fatto la partita il secondo tempo. Io degli arbitri non ne parlo, anche se poi diciamo che è la situazione che ti fa un po' innervosire, ma io comunque gli ho detto solo espressamente, dice guarda hai sbagliato, ho detto io ti sto dicendo solo che hai sbagliato e credo che una situazione del genere si può dire all'albero, se poi dopo uno deve stare muto che non può parlare dalla panchina, io non gli ho detto niente di che, gli ho detto solamente se per me hai sbagliato la valutazione, poi vabbè.